Io, Jesus, TH, Christos, TH, Theou, Y, Ios, S, Soter. Gesù, figlio, Gesù, Cristo, figlio di Dio, Salvatore. It's the underground catacombe of Saint Pancrazio. So, constructed since 300 by the Benedictines. Perché quando c'era bisogno di nuovo spazio, anziché andare a cercarlo orizzontalmente, era più difficile, bisogno di proprietà dei terreni, e anche per poter controllare meglio, andavano in verticale. Quindi anche questo è sul trepiano. Questa è una stanza che ha dato cubicolo, cubiculum Botrix. Chi era Botrix? Cioè, perché l'ha chiamato così? Per questa scritta. Botrix cristiano sepolto. Allora si pensa che il signor Botrix fosse una persona influente, ricca, che ha voluto realizzare questa stanza, dopo si sono persi per l'umidità, perché rappresentavano immagini molto dolci, fiori, uccellini, che secondo gli archeologi potevano rappresentare la gioia dei cristiani per la prospettiva della risurrezione. Locoli grandi per gli adulti, locoli piccoli per gli adulti. Io, Jesus, TH, Christos, TH, Theou, Y, Ios, S, Soter. Gesù, figlio, Gesù Cristo, figlio di Dio, Salvatore. Voi lo sapete, ma la maggior parte dei visitatori non lo sa. Esatto. Andiamo. So we came to the catacomb of San Pancrazio and Papa Felice. This has been one of the greatest underground cemetery that was used by ancient Romans. Ancient Romans, they can say the pagans, they were burying their people here. And then later on, after Christ, from 300 onwards, when Saint Pancrazio was martyred, Christianity started here. Many Christians were coming to visit this place, and they started burying here. The tombs were written, Christ in Christ, and all this kind of thing. You see. Dove? Dove vai? Now the Benedictines took care. Then later on, the Camilites are the one taking care of this place. It's a historical event here in Rome. Ciao, grazie mille. Sono molto contento. Underground.
This is the church of Saint Pancrazio. Now it is under the Camilites. Discuss Camilites, so I'm taking care of this. Okay, thank you. If you found the video very nice, I encourage you to share, subscribe to our YouTube, and share with many Christians, those ones who have not seen the Catacombe of Saint Pancrazio. Thank you.